Bentornati sulla rubrica più appassionante del millennio, una parola. Sì, una rubrica interessante perché vi fa vedere come due persone di cultura, due uomini di mondo. Pensavo di colore invece. No, di cultura, reagiscano a un input povero, tirando fuori da questo input un gran significato, perché hanno delle grandi riflessioni, delle grandi verità. La parola di quest'oggi è... Sinistro. Io mi gratto i coglioni per, mi gratto i coglioni perché siamo in auto. Molto pensata questa cosa. Sì, il sinistro. E sinistro, no, può. Sinistro, no, il sinistro, sinistro può avere sinistro. Un sacco di significati, sì. No? Partiamo da quelli più culturali, no? La mano sinistra, che è la mano del demonio. Sì. E da lì sinistro. Il demonio fa cose sinistre. E non è vero, perché tutti si masturbano con la destra, quindi sfatiamo subito questo mito. Anche i mancini si masturbano con la destra. Sì. Ma tu sei un ambiguo sinistro, quindi no. Voi mancini, no, dipende masturbate con la destra o con la sinistra? Però poi dipende anche da quale pene stai trastullando. Perché io ne ho due, sono nato malformato, ne ho due, uno più sulla destra e uno più sulla sinistra. In genere, per fare il trasgressivo, così mi masturbo il pene sinistro con la mano destra, che faccio tutta una... Sì, però risulto tipo un orsetto, ecco, di quelli a molla. Comunque, a parte gli scherzi, la mano sinistra, partiamo dalla mano sinistra. La mano sinistra, vai. Voi sapete perché la mano sinistra non si dovrebbe usare? Ah sì, lo so. Vai. Questa è una cosa vera, perché con la mano sinistra ci si pulisce il culo. Ma che cazzo stai dicendo? In quale cazzo di religione con una delle due mani, tipo una mano ti pulisce e con l'altra devi mangiare? Con la mano sinistra ti pulisci e con la mano destra ti lavi. Di questa cosa sono abbastanza sicuro. Perché? Perché probabilmente chi crede in queste cose non ha ancora inventato il sapone. Fermi, perché questa cosa qua me la devo ricordare, perché ogni tanto mi fa... Allora, sono sicuro, sinistra si lava, destra si mangia. Non sappia la tua mano destra quello che fa la tua mano sinistra. Ed è una citazione biblica. Se questo versetto significa che quando fai qualcosa di buono non deve... Ma fanculo, non è quello che pensavo io. Devi disfare delle mura. Comunque, voi che siete sicuramente più acculturati, nei commenti mi direte... Qual è la religione che esiste? Una religione con la quale ti dice che con una mano ti lavi e con l'altra mangi, e non puoi utilizzare le due mani. Quella pulita. Cioè, quindi pure per stringere la mano, tu sei adeico con la mano sbagliata, è capace che te la ciongano. Ma è una cazzata immane, perché io con la mano destra mi lavo l'ascella sinistra. Con la mano destra, l'ascella destra, non me la riesco a lavare. Senti, a me non interessa cosa fai tu nella tua vita privata, ma ci stanno, non lo so se sono musulmani, islamici o sono la stessa cosa. Comunque hanno un'ascella che puzza tantissimo, li riconoscete subito, ad ogni modo. Con una si lavano. Sì. E con l'altra mangiano. No, comunque il vero motivo per cui non si dovrebbe usare la mano sinistra va da ricercare nella tradizione, perché l'Italia è un paese schiavo della tradizione, anche quando la tradizione non serve più un cazzo. Per esempio, nei tempi passati si scrive in Italia da sinistra verso destra, no, gli arabi scrivono da destra verso sinistra, i giapponesi scrivono da giù verso sopra, i brasiliani scrivono dietro al foglio, non davanti, infatti i quaderni li compri rovesciati. Sto scherzando, non lo so, comunque, allora, si scrive da sinistra verso destra. Un tempo si usava il calamaio con la penna nelle scuole, ma proprio tanto tempo fa, e se tu scrivevi con la sinistra il foglio veniva una merda, perché l'inchiostro non si asciugava immediatamente. Giusto. E facevi la merda. Io l'ho fatta per tutte le elementari, la merda. Giusto. Scrivendo con la sinistra. Oggi non ha senso, perché le penne che usiamo asciugano istantaneamente, e quindi è soltanto una tradizione del cazzo che non si deve usare la sinistra quando si scrive. Lo sì. Sapevate? Ma anche perché oggi non potremmo, perché sono un sacco di animalisti, e all'inizio quando usavi penne in calamaro, il calamaro glielo deve zombare in culo la penna, se no non scrive. E questo è... Questa è la prima cosa. La mano sinistra. Poi, sinistro vuol dire anche non troppo allegro. Volete sapere un posto sinistro qual è? Sinistro, non è il bagno. Troppo allegro. Non è il bagno, perché il bagno è in fondo a destra. Il posto sinistro è dall'altro lato. Facciamo un esempio. Un posto sinistro.
posto sinistra è quella casa in fondo al vialetto, tetra, cupa, in cui passano i corvi sopra, in cui ci sono delle nuvole nere. Invece tutto quanto il vialetto è bello spensierato, che ci sono i cerbiatti che passano, è sempre primavera. Invece in fondo al viale c'è questa casa buia e scura con le finestre rovinate, quella è sinistra. E sul lato c'è scritto "lo prendo in culo" e poi un numero di telefono, perché di solito c'è sempre... Quella è Susanna Bocca Golosa. Da noi ci sta questa cosa di Susanna Bocca d'Oro, Bocca Golosa, Bocca Vogliosa. C'è sta Susanna, che io sospetto non essere proprio una fanciulla, e questa qui lascia il numero di telefono su tutti i muri della nostra città. Ora, poi questa qui, questo qui, questo perché non si sa come... Allora, in realtà è tutto un giro di Susanne, è un giro anche di cose che penzolano oppure no, non si sa. Però se tu chiami sta Susanna, o lo pigli in culo o lo metti, questo sei sicuro. Quindi può essere un sinistro personaggio, questa Susanna è un sinistro personaggio, anche perché non sai veramente che cosa trovi sotto, no? Cioè, non, perché la trasparenza non c'è, c'è scritto Susanna, ma poi con la grafia da uomo, cioè comunque è una cosa che ti confonde un pochino, potresti trovare delle sorprese. Ad ogni modo, sinistro è anche un incidente stradale. Io ripasso di nuovo la mano sui gioielli di famiglia. È sinistro? Si chiama un sinistro. Ma perché sinistro? Perché se tu dai la precedenza non succede niente. Invece se non dai la precedenza a chi viene da destra, tu che vieni da sinistra fai un bordello. Giusto? Che potrebbe essere, tranquillamente. Ma anche no. Diciamo che il beneficio del dubbio, come al solito, ce lo mettiamo, che non siamo tuttologi, ma fino a un certo punto. Sappiamo tutto. Ma fino a un certo punto. Però in realtà... ok. Quello è. Quindi si chiama sinistro. Ti è mai capitato un sinistro stradale? Sì, con lo scooter, però. Ah. Con lo scooter mi hanno investito un paio di volte, perché io superavo a sinistro, giustamente, e la macchina girava a sinistro senza frecce in culo a lui. Io so che non si sorpassa a sinistra, infatti mi sono preso la colpa. In realtà si sorpassa a sinistra. Però in culo la signora non si sorpassa a destra. Sì, ma se capite perché fa gli incidenti. Se c'è uno svingolo a sinistra non si dovrebbe sorpassare a sinistra. Però quella signora del cazzo, non metti la freccia devi morire, scusa. Il problema è che poi, no, siccome la signora stava cioè già guidava una macchina di merda, poi era tutta quanta, no, ma io non lo so, mio marito, mio figlio mi menano, le cose così, tutta storia vera. Signora, non vi preoccupate, andiamo dal carrozziere, risolvo io. E così sono caduto, mi sono fatto male, mi sono rialzato per il bene di questa signora. Quindi se vedete adesso passa a sinistra, almeno mettete, abbiate fiducia, mettete la freccia. Poi se la signora si sbraccia in dichiarazioni di futura violenza domestica, aiutatela pagando il carrozziere voi al posto suo. Poi c'aveva i baffi questa signora. Non sto scherzando. Susanna, bocca. Comunque, dicevamo, questo è un sinistro stradale. Questa è l'esperienza di Redez. Io anch'io mi sono fatto molto male sul motorino, ma perché io avevo un motorino che si chiamava il Tomos. E lui può confermare. Il mio motorino si abbendava solo in discesa, in salita dovevo usare i pedali perché il motore non ce l'ha. Magico Tomos, è come il sì. Magari. Poi ho avuto il bravo, mi sembrava di stare su una Kawasaki dopo. Comunque, sto Tomos andava piano. Allora che facevo? Io uscivo insieme ai miei amici col motorino, e i miei amici sapevano che io andavo pianissimo perché non potevo correre. Allora ogni tanto si fermavano davanti, mi aspettavano e io li raggiungevo. Questa è un po' la storia della mia vita. Io sempre quello con la cosa più sfigata di tutti. Mi aspettavano. E una volta il caro Luigi, di cui non faccio il cognome per privacy, comunque frenò per aspettarmi, e quello fu il momento in cui il mio Tomos decise di non farsi andare bene nemmeno i freni. Me lo sono inculato in discesa, quindi l'unico momento in cui il mio motorino toccava i 60 più o meno, me lo sono inculato e gli ho mezzo fottuto la marmitta. Io mi sono fatto un volo drammatico, però mi sono soltanto sbucciato un gomito, e lì ho capito di non essere di vetro, di poter prendere delle mazzate tremende senza farmi male, perché fino a lì se avessi visto dal di fuori quel volo avrei pensato minchia sono morto, e invece mi sono rialzato sui miei piedi con quel... lì è la paura e la gioventù soprattutto, perché se lo fai adesso non ti alzi mai più. Ma in realtà, visto che all'epoca avevo 15-16 anni, ero completamente fuori forma fisica, è un miracolo che io mi sia salvato. Forse adesso avrei molte più chance di salvarmi che all'epoca. Io e la mia schiena la pensiamo differente. Sì, vabbè, perché tu hai fatto, per esempio lui ha fatto cose
che gli hanno un attimino compromesso alcuni aspetti, perché ha fatto qualche sport un po' più estremo, diciamo così. Ma io ho provato un po' tutto e mi sono fatto male con un po' tutto, quindi. Sì, beh, soprattutto con lo snowboard, mi sembra di ricordare che la spalla te la sei fottuta con lo snowboard. Esatto, ehi, bello lo snowboard. No, sicuramente è bello, però insomma, se ti succede qualcosa sullo snowboard non è proprio... Comunque stiamo sviando questa rubrica, la sinistra, dobbiamo parlare di sinistra. No, niente, anche quello con lo snowboard si può definire un sinistro, visto che tu, mi sa che proprio la spalla sinistra ti sei fatto male. Ho fatto un capitombo con lo snowboard, sarò rollato 7-8 volte in mezzo alla neve e ghiaccio. Stavo pensando che questa nostra rubrica, no, potrebbe diventare veramente un podcast, perché nessuno ci guarderà, tutti faranno altro, perché come è giusto su Trash, no? È un po', stiamo facendo il nostro primo podcast vero e proprio. Sì. Che vuole? Perché fa così? Perché c'è una striscia gialla di troppo in mezzo alla strada e dice quale cazzo che devo vedere, quella perché? Bianca o quella gialla, moto avverto in tutte e due. Perché io sto in mezzo alla strada, sto bene, cioè sto in mezzo alla carreggiata. In realtà ci sono stati dei lavori in corso, ma forse non rientra il trrr della mia macchina che ti avverte. No, però la macchina di Redes, quando ti avvicini a qualsiasi linea sulla strada, fa brr, brr, brr. Poi vabbè, se vai a Castellammare di Stabia fa proprio. Comunque la sinistra è anche la mano del diavolo, no? Vogliamo parlare del diavolo ogni tanto. Perché la sinistra è la mano del diavolo? Avanti. Perché tu con la destra ti fai il segno della croce. Qui a sinistra che cazzo hai? Fai il segno della croce al contrario. E il crocifisso al contrario altro non è che il simbolo di San Pietro, perché si è fatto crocifiggere a testa in giù. Il crocifiggio. Molti black metallers non sanno che in realtà sulle loro magliette c'è San Pietro. Che poi è... che poi non tutti lo sanno, però alla fine San Pietro c'ha pure un soprannome. Sì. Gesù si è fatto... a testa in su, c'è Gesù. San Pietro detto Gesù, no? Quando... vabbè, secondo voi perché San Pietro fece questa scelta di farsi andare il sangue alla testa? Primo, per morire senza soffrire, perché là comincia ad andarti il sangue alla testa, ma ci vuole un bel po', eh. Secondo, perché ha detto io non morirò come il nostro Signore, non mi merito di morire come il Signore degli eserciti, io devo morire come l'ultimo degli stronzi. Da lì Gesù. Allora i romani l'hanno appeso a testa in giù. E se l'avessero appiccato di lato? Allora sarebbe stato sinistro da... No, dipende poi da che lato della croce lo fa, no? Perché c'erano i due ladroni ai lati di Gesù. Un ladrone è buono, l'altro figlio di puttana. Gesù a quello di destra gli ha detto: senti, ma tu hai rubato parecchio. E come no, ti ho ingullato pure il portafoglio morte. E l'altro invece gli ha fatto: no, Gesù, tranquillo, l'ho visto io, te l'ho ripreso, vieni. Quello invece è andato nel regno dei cieli. Quell'altro, e quello di sinistra era quello che fotteva il portafoglio. E da lì è tutta anche Satana. Ragazzi, è pieno di... Comunque noi ci vediamo al prossimo video, perché abbiamo blaterato 12 minuti su una parola totalmente inutile. Ci vediamo al prossimo video. La playlist è in basso. Vorreste proprio vederle tutte queste cose senza senso. Giuro, su quanto di più caro, se questa rubrica qui fa delle visualizzazioni alte, io quitto YouTube. E io... Tu lo sai, c'è un'altissima percentuale probabilistica che questa cosa accada. Io vado metto su uno spettacolo di marionette, ma smetto di fare YouTube, perché... Vogliamo andare in giro con uno spettacolo di marionette itineranti? A me piacerebbe moltissimo. Lo sai quanto mi divertivo con Procione e Maiale? Io adoro quelle cose. Vabbè, no, stavo a pensare a quello che ci sarà a Termoli di tanto in tanto, che escono le marionette e si menano. Sì, però hanno le registrazioni, le voci delle marionette sono registrate nel 75, no? E... Anche lo tatino, quanto noi, lo tezzo noi! I bambini stanno le fanno, madonna, non lo capisco. Ma è lì la bellezza. Vabbè, non lo so se sia bello. Comunque sia, noi ci vediamo al prossimo spettacolo di Mario, al prossimo video. Ciao ragazzi.